も歩けば宝に当たる。の話えしんと。おお。Anche oggi dovrò passare davanti a Bulldog e non mi piace affatto l'idea. Sono sicuro che mi aggredirà, non so più come devo comportarmi. Oh! Sono Mago Pancione, il mago più giocondo del mondo. Oh, non dirmi che sei stato tu a chiamarmi, Che bell'amico, perché non gliel'hai impedito? Lo sai che non lo sopporto. Ho starnutito quando sono passato qui vicino, mi ha ingannato. Ma è l'essere più antipatico che conosca. Bulldog, non mi dimenticherò della tua malvagità. Chissà che cosa sta facendo Mago Pancione in questo momento, boh. Kan-chan, ascoltami, Kan-chan! Achiu, che ci fai qui? Vieni avanti, raccontami che cosa è successo, dai! Hoppla! Caspiterina! Sei riuscito a liberarti, e come? È molto semplice, Kan-chan. Il fatto è che Bulldog vorrebbe andare a caccia di tesori. Come a caccia di tesori? Piano, non parlare troppo forte. Hai capito bene, a caccia di tesori. Dimmi tutto dettagliatamente, parla, dai! Beh, veramente non potrei, ma per te faccio un'eccezione. Una volta era andato a caccia con il suo padrone ai piedi di un vulcano che si trova parecchio lontano dalle nostre abitazioni. Ad un certo punto, per poter prendere una preda, Bulldog si è dovuto allontanare ed è arrivato in uno strano posto dove c'erano delle statue di pietra ed è lì che si trova il tesoro. Ha tentato varie volte delle spedizioni, ma senza risultato, e così questa volta vuole provare con me. E com'è questo tesoro? Dai, parla! Oh, veramente non so. Bulldog proprio non me l'ha detto. Ecco, partiamo domani mattina. Tu cosa vuoi fare? Verrai con noi? Ma certo, vale sempre la pena di andare a trovare un tesoro. Ma se io vengo con voi, non credi che Bulldog si arrabbierà? Lui non deve sapere che sei con noi. Io e te siamo vecchi amici, no? Sono contento che tu dica queste cose. Non c'è dubbio, Giù. Tu sei il mio migliore amico. A proposito, dove mi nasconderò? Ho una buona idea. Poi cos'è successo? Non voglio farti aspettare, sono pronto per la spedizione. Si parte per l'isola del tesoro, con me tutto il necessario. Andiamo, andiamo. Che cosa stiamo aspettando? Siamo pronti, via! Ti confesso che questo posto mi fa venire i brividi, ecco. Questo movimento mi fa venire sonno. Oh, no, no, non devi presentarti in questo posto, no! Ma devi non scoprire con casa! Kan-chan, che cosa sta succedendo? Siamo qui per cercare un tesoro. Caspita! L'ho quasi trovato. Questo posto sembra essere dimenticato dal mondo. Così il tesoro dovrebbe essere qui, eh?
Ho l'impressione che siamo arrivati. La storia si sta facendo emozionante. Ho capito, ho capito. Farò come abbiamo progettato. Dov'è Bulldog? È andato ad esplorare il resto dell'isola. Ah, oh, proprio quello che ci voleva. Scava, svelto. Ecco, non c'è niente qui, neanche una moneta. E se fosse tutto uno scherzo? Un cane ti avrebbe preso in giro. Ma con uno scherzo simile si farebbe un sacco di risate. Cosa? Che cosa hai detto? Niente, niente. Pensi davvero che sia tutto uno scherzo? Il tesoro credo che esista davvero, ma non te lo darà mai, ecco. Ma lui non sa che io sono qui. Veramente, credo di sì. È che sei cascato nella trappola. Cosa? Cosa vorresti dire? Bulldog ha intenzione di far scavare noi e poi di prendersi il tesoro, ecco. Ma sei sicuro? E praticamente in questo momento io starei facendo un favore a Bulldog. Esattamente, non volevo dirtelo per non farti rattristare, capisci? Allora vuol dire che tu mi hai imbrogliato, è tutta colpa tua, brutto ciccione! E io che credevo che fossimo dei vecchi amici. Come sono stata stupida, uffo! Cacan, cerca di capire, io non posso pormi alla volontà di Bulldog, è stato lui a farmi uscire dal vaso, anche se volessi non potrei farci niente. Cacan, non essere arrabbiato con papà! Bulldog è un vile e visto che le cose stanno così, non gli permetterò di prendere il tesoro. Forza, Chu, lavora più in fretta. Non possiamo fare le cose di testa nostra, non sappiamo dove sia il tesoro, è così grande l'isola. Già, hai ragione, ci siamo ficcati in un brutto pasticcio. Evviva, un'idea super fantastica! Credi che funzionerà? Coraggio, Sbadiglio, dobbiamo fargli prendere un brutto spavento a quel cagnaccio. Sarà molto divertente. Anche io voglio la statua. Bulldog! Visto che sei solo un misero cane, non puoi permettermi di desiderare il tesoro solamente per te. Non puoi usare una tale arroganza. Quindi il verdetto del re della statua è morte sicura. Preparati a morire! Non lo dirò. Cancian, devi costringerlo a dire che dividerà il tesoro con noi. Ormai è docile come un agnellino. Ma cosa è successo, Bulldog, hai trovato questo tesoro? E allora cominciamo a scavare. Non è possibile, questo è un tesoro solo per Bulldog. Ho trovato un verbetto. Quando segui ciecamente Bulldog, queste cose sono destinate a succedere.
Di che cosa stai parlando, eh? È stata tutta colpa tua! Non è vero! Sei stato tu a dire: Cancian, un grande tesoro ci aspetta a braccia aperte, vieni con me! Ma in fondo lo stupido sono stato io che ti ho dato retta! E perché non ammetti che ci sei cascato anche tu come me? Hai pure inventato la commedia della statua parlante, sapessi com'eri ridicolo! Invece di dire sciocchezze, cerca di trovare una soluzione! Il tesoro è tuo, io non sono il responsabile di questa carcassa, ecco! E invece sì, è tutta colpa tua! Non è vero, è colpa tua! Ho detto che tu è tua! E non urlare, hai capito? Quando si è troppo amici, cose di questo genere sono inevitabili, non credete? Lubot Daimao! Mohamashi! Questo è quel che comporta la missione. Non siete obbligati ad accettarla, signori. È inutile premettervi che se sarete catturati o se le vostre azioni verranno scoperte, noi negheremo di conoscervi. Avanti, bambini, ditemi, che cosa volete fare da grandi? Io voglio semplicemente guadagnare uno stipendio fisso. Anche io uno stipendio fisso, la cosa migliore. È naturale, anch'io voglio uno stipendio fisso. Io voglio diventare segretario. Oh no, vorrei vedervi più ambiziosi, ragazzi. Coraggio, Cancian. Tu che cosa sogni di fare quando diventerai grande? Io vorrei diventare uno scienziato, un grande scienziato che farà grandi scoperte. Silenzio! Non lo trovo divertente! Cancian è un bambino molto ambizioso, dovreste prendere tutti esempio da lui, almeno per quanto riguarda questa cosa. L'unico problema è che non diventerai mai uno scienziato se continui a prendere sempre zero. Dovresti impegnarti di più. E poi cos'è successo? È la verità. Sarà impossibile diventare un grande scienziato. Beh, se fossi intelligente come tu. Ma il mio problema è la pigrizia. Dottor Khan, lei deve essere il dottor Khan, non è vero? No, credo che ci sia un errore. Abbiamo saputo che non la stanno trattando molto bene in questo paese. È vero, non sono molto felice qui. Abbiamo saputo che lei è un grande talento. Venga nel nostro paese dove gli scienziati bambini vengono trattati molto bene. Ma siete sicuri? Hanno parlato proprio di me, io sono Cancian. Ah, non abbiamo alcun dubbio. Non capisco che cosa stia succedendo, ma non me ne importa proprio niente. Prego, dottore, salga pure. Vedrà, dottor Khan, diventerà un grande scienziato. Quartier generale, qui 003, la nostra missione è compiuta. Siamo sulla strada del ritorno. Poi cos'è successo? Quante belle cose ci sono qui dentro. Le dispiace attendere un attimo, eh? Sembra che questo posto le piaccia, la cosa mi rallegra. Avrà la libertà di fare tutto quello che vuole qui. Comandante Meyer, segretario incaricato al Ministero delle Scienze dell'Impero Vitla. Felice di conoscerla. Cancian, non c'è niente di autorevole in ciò che faccio. Non sia modesto, Cancian. C'è un motivo ben preciso per il quale il nostro paese l'ha fatta venire qui. Oh? Ma quello è Mago Pancioni! Esattamente. Attraverso una rete di spionaggio abbiamo ricevuto informazioni precisissime riguardo a questo robot tecnicamente perfetto. Secondo voi c'è un robot? Oh, certamente, non abbiamo dubbi e vogliamo che lei ci costruisca una copia identica al modello che abbiamo appena visto. Sappiamo che potrebbe farlo. Ma io non saprei da dove cominciare. Tra pochi minuti l'accompagnerò nel nostro istituto di robotologia, del quale siamo molto orgogliosi. Potrà usare i macchinari a suo piacere.
Che meraviglia, mi chiameranno dottor Kanchan. Mi abituerò facilmente a questo titolo. È buono questo sigaro, ma... Che gliene pare? Purtroppo sono macchinari alquanto rudimentali rispetto a quelli che adopera normalmente. Vi presento il dottor Khan, massima autorità mondiale nel campo della tecnologia dei robot. È venuto dal Giappone su nostro invito. Sarà lui il direttore dell'istituto. Non avete pensato alla mia posizione? Sono anni che detengo questo posto. Naturalmente lei dovrà scendere di un gradino. Comunque è ancora libero di essere un membro dell'istituto. Lavorerà sotto la direzione del dottor Khan. Tutto ciò rasente il ridicolo, ecco. Faccia silenzio, in 3 anni lei non ci ha prodotto neanche un prototipo e adesso pretende di mantenere la direzione? Calma, dottori, cerchiamo di collaborare. Ho intenzione di ricreare il robot e ciò in non più di 3 giorni. 3 giorni? Ma come? Non è possibile, non ci posso credere. Sarebbe una magia. I grandi scienziati sanno fare questo ed altro, non come voi. Non posso credere che quel moccioso sia diventato il direttore. Poi cosa è successo? Dottor Khan, sono passati 5 giorni e ancora non ha fatto niente. Ma le uniche cose che ha come prova del suo lavoro sono dei bidoni, uno spazzolone e un razzo bottiglia. Questi sono solo dei rottami. I bambini dell'asilo saprebbero fare di meglio. Lei può pensarla come vuole. Le farò vedere io come si lavora. Ecco il pepe. Costruirò il mago pancione in pochissimi secondi, vedrete. Oh, che strano, non funziona. Ho bisogno d'altro pepe. Non capisco, ha sempre funzionato. Fatemi starnutire, per favore. Dottore, ne ho abbastanza dei suoi spettacoli. Facciamola finita. Io non sono pazzo, lasciatemi stare. Vi dirò la verità, ma lasciatemi, aiuto, aiuto, aiuto. Abbia un po' di contegno. Voglio che gli rinfreschiate un pochino la memoria, voi. Aiuto! Ci proverò io. Peccio! Ma perché non posso starnutire in momenti come questo? È vitale che ci riesca. Non vogliono farmi un trattamento con l'acqua, ho paura. Aiuto. Se ci tiene alla vita dovrà costruirci un robot. Aiuto, aiuto, affogo. Il mago più bagnato del mondo. E giù! Signor segretario, ora vedrà che riuscirò a produrre un robot davvero spettacolare. Non mi farò schiacciare da quel piccolo moccioso, no. Oh! Buongiorno, signori, sono Mago Pancione. Veramente sei il grande robot, Echu? Lei si deve fidare di me, che gliene pare? Non ci sono dubbi, ora sei davvero il grande dottor Khan. Per l'appunto lei è un incredulo. Mi perdoni? Oh, che cosa sta succedendo? Fermi! Perché c'è perché? Ora che abbiamo il grande robot giù, non abbiamo più bisogno di lei. Adesso. Aiuto, Kanchan, ti prego, salvami! Aiuto! Non desidero altro che la sua morte. Kanchan, fa qualcosa con la tua mano magica! Ci proverò! Auliule, tuli, plum! Auliule, tuli, plum! Tiratemi fuori di qui! Non avete alcuna via di scampo, arrendetevi! Auliule, tulile, bleblum! Ah, si stanno muovendo! Oh!
Immaginavo che quel robot avesse tali capacità. Oh! Un po' d'acqua fresca gli schiarirà le idee, non credi, Kanchang? E adesso che succede? Davvero, sapete, il paese si chiamava Vizsla. E io ero un grande scienziato e mi chiamavo Dottor K. Stai scherzando? Un grande scienziato con zero spaccato! Ma perché non mi credete? È la verità! Ho costruito un robot e... credetemi, è la verità! È la verità! Ascoltatemi! Uffa, uffa! Anch'io voglio fare lo scienziato da grande!